Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Marta e oggi sto per registrare ovviamente l'ennesimo haul. Questa volta però è beauty, non fashion e non Primark. Per prima cosa voglio partire da due prodotti fantastici e che non vedevo l'ora di iniziare a usare, quindi adesso che finalmente registro questo video posso e sono loro due. Praticamente Rihanna per l'anniversario, infatti il brand è nato lo scorso settembre, è già passato un anno ragazzi, tantissimo, ha deciso di lanciare questa collezione Diamond e ha fatto il Diamond Bomb All Over Diamond Veil, che praticamente è l'illuminante, come i Kilowatt Highlighter Freestyle, i classici. Però guardate il pack, è spaziale, è tutto completamente glitterato, è un pack completamente diverso e guardate il colore dell'illuminante. Questo è un glitter puro, l'ho testato sulla mano, forse sì, ve l'ho fatto vedere in un vlog, è meraviglioso, cioè è veramente troppo troppo bello, non vedo l'ora di iniziare a usarlo e anche tutto il pack è tutto glitterato, mi piace tantissimo. Tra l'altro mi hanno mandato anche il Face and Body Kabuki Brush, che è il suo pennellino, questo qui fatto così, che non so ad aprire perché ho già identico, perché me l'avevano dato con il body lava, quindi magari questo lo tengo da parte per un giveaway o vedo se interessa a mia mamma e mia sorella, probabilmente gli interessa, però cercherò di tenerlo da parte per voi per un giveaway, perché preferisco vada a voi, visto che si prendono già tutto mia mamma e mia sorella. E poi l'altro prodotto è il Gloss Bomb, che è nel colore Diamond Milk. L'altro gloss era sui toni comunque del dorato, questo è latte di diamanti, è veramente un latte di diamanti, sono glitter puri, è una roba pazzesca. È un colore allucinante, magari da solo non è un granché, però messo sopra qualsiasi altro colore è una bomba. E anche questo ovviamente non vedo l'ora di provarlo perché con l'altro gloss mi sto trovando benissimo, lo adoro, quindi di sicuro anche questo sarà fantastico. Poi da Dr. Jart ho ricevuto questa cosa carinissima che si chiama The Book of Mask. Togliamo questa parte qui ed è un vero e proprio libro delle maschere, cioè guardate che belle, sono troppo divertenti, cioè fatto così a libro è secondo me una genialata e ci sono tutte le maschere, quelle credo siano sì in tessuto e anche queste non vedo l'ora di provarle perché le maschere così di Dr. Jart non le avevo ancora provate, avevo provato solo la Shake and Shot come ormai ben sapete e basta, quindi questo qui non vedo l'ora. Anche perché sapete benissimo la mia fissazione proprio per le maschere in tessuto. E poi sempre da Dr. Jart ho questo sacchetto immenso che mi hanno dato all'evento. Praticamente hanno fatto un evento, diciamo, per iniziare l'anno in cui c'era tutte le linee più la presentazione di questo nuovo, di questa nuova linea che è la Ceramidin, questa qui. E mi hanno dato il siero, questa che è la crema corpo intensiva e credo basta di questa linea qui. Poi ci sono un sacco di altre cose, tipo il Derma Clear Micro Foam. Di questa linea Derma Clear avevo già provato due prodotti, mi erano piaciuti tantissimo, quindi anche questo proveremo. È tipo un detergente, credo. Sì, è un detergente che praticamente crea delle microbolle, quindi non vedo l'ora di provarlo. Poi abbiamo quest'altra maschera, Cheek and High Lift, che è in questa confezione così bellissima. Un'altra Shake and Shot che non vedevo l'ora di ricevere perché le ho finite, quindi voglio rifarle ancora. Poi la Cheek Pair, che è questa crema che però mi sa che è troppo grassa per il mio tipo di pelle, quindi la provo nel caso la regalo. Quest'altra maschera qui, che è una di quelle in rubber gomma, e deve essere veramente fantastica. Poi
qualche altra maschera che mi sa che tra l'altro è già anche nel Book of Mask, di queste qua in tessuto. E poi ultimi due prodotti, ah sì, di Ceramidin c'era anche questo qui, che è un tipo un mini kit con varie cose, e questa qui che è la Good Night Firming Sleeping Mask, anche questo è un pack veramente bellissimo. Ma Dr. Jart in realtà ha sempre dei pack bellissimi, mi piace veramente tantissimo e è un brand veramente valido, quindi comunque poi tutte queste cose come al solito le provo e vi faccio sapere. Poi sono stata all'evento di presentazione di La Mer, in realtà non è un nuovo prodotto ma è un vecchio prodotto con un nuovo pack, mettiamola così, perché hanno rifatto diciamo la crème della Mer, che è la loro crema, quella basica, la loro prima crema, il loro primo prodotto, il loro prodotto di punta, e hanno fatto questa edizione limitata che è super carina. È la prima volta che lavoro con loro e è la prima volta che provo i loro prodotti, ne ho sentito un sacco parlare però non li ho mai ancora provati e assolutamente non vedo l'ora, perché è un brand davvero di alto alto livello. Infatti anche voi su Instagram mi avete chiesto di, perché ve l'ho fatta vedere nelle storie, quindi se non mi seguite ancora su Instagram seguitemi, vi lascio qui sotto il link, qua trovate il mio nome, tutto, perché vi dico sempre un sacco di cose in anteprima rispetto a YouTube. Niente, stavo dicendo che mi avete scritto chiedendo di farvi sapere com'è, perché comunque è una crema che costicchia, quindi prima di sapere se prenderla o meno magari ascoltare il parere di qualcuno vi fa comodo e quindi vi farò sapere, perché questa adesso la proverò subito. Poi sono stata anche all'evento della riapertura di Sephora di Via Vittorio Emanuele, Sephora Duomo diciamo, e mi hanno dato questa bag che è praticamente vuota, nel senso che sembra vuota, però all'interno c'è questo qui che è praticamente il rossetto in edizione limitata per Sephora Duomo, e adesso se riesco a tirarlo fuori ve lo faccio vedere, eccolo qui, è uno dei loro classici Lip Stories, mi sembra che si chiamano, non c'è scritto, vediamo, lipstick, non c'è scritto nient'altro, e di solito hanno sempre il tappo colorato con varie città forse, e questo qui è Sephora Milano Duomo ed è un colore veramente pazzesco, a parte che è super super matte, cioè guardate, metti a fuoco, grazie, è pazzesco questo rossetto, sembra vellutato da quanto è matte e non vedo assolutamente l'ora di provarlo ovviamente, anche perché non ho mai provato prima rossetti di Sephora, quindi sono molto molto curiosa. Scusate se vado avanti abbastanza velocemente ma ho un casino di roba da farvi vedere, quindi velocizzo, se no finiamo domani mattina. Abbiamo due box di Vrochet, questa qui che contiene, con calma perché sennò faccio cadere tutto, tutta questa linea che è la anti-pollution ed è la linea quella per l'inquinamento, quindi perfetta, voglio subito iniziare a provarla. Abbiamo lo shampoo, il balsamo e lo scrub, ma sempre per i capelli? Sì, è un pre-shampoo. È un gommage detox, sinceramente non l'avevo mai sentito per i capelli lo scrub, sono molto molto curiosa di provarlo, quindi questo è il prima, shampoo e balsamo, quindi il dopo. Deve essere una linea fatta proprio apposta a chi vive nell'inquinamento, eccomi, e dovrebbe aiutare il capello a detossinarsi, quindi boh, la proverò anche questa e vi farò sapere, sono veramente curiosa di provarla. E poi quest'altra scatolina, sempre da Yves Rocher, come vi dicevo, che contiene tre prodottini. Abbiamo l'olio micellare detergente Pure Calmil, quindi alla camomilla, e vediamo come si utilizza. Ah, interessante, perché praticamente dice che va applicato la sera sul viso asciutto, sugli occhi, labbra e il collo. Si massaggia per struccare oppure si aggiunge dell'acqua per emulsionarlo, risciacquare e vabbè conservare lontano da luoghi umidi. Deve essere molto molto interessante, anche perché è alla camomilla. Sentiamo il profumo, non si sente il profumo perché è ancora nuovo giustamente, quindi anche questo proverò e vi farò sapere. Poi abbiamo il Pur Bleu qualcosa, Bluette, e è lo struccante rapido occhi, infatti vedete è bifasico. Vedete che è metà blu e metà trasparente,
Questo adesso non lo scuoto perché mi piace vederlo così, però andrebbe scosso e poi utilizzato con un dischetto. E poi crema mani idratante a lunga durata, se le creme mani sono sempre ben volute, soprattutto in questo periodo che poi quando inizia il freddo le mani si spezzano e si screpolano, si aprono di tutto e di più. E l'arnica bio e la gasilli, che non so assolutamente che cosa sia. Comunque, grazie mille, questa è super apprezzata, anche perché mi sa che non ho altre creme in mani al momento, quindi questa qui sarà tipo la mia alleata per l'inverno. Poi mi è arrivata questa box offerta da Mercy Andy tramite Octoly e la apriamo assieme. Io non l'ho ancora aperta, ho aspettato voi apposta. Vabbè, qua c'è scritto hello there e praticamente ce la facciamo ad aprire e vai! Questo è il contenuto e c'è questo, questo box, questo quadrato con dentro 4 Mercy Andy. E questa è tipo la collezione Pantone e infatti ognuno ha un colore di un Pantone. Vedete questo qua, arancione, rosso, blu e rosa. Stavo girando un po' troppo. E apriamoli. Io amo Mercy Andy, io li amo veramente tanto. Ho qui il cassetto pieno perché a parte che li ho acquistati per tantissimo tempo, ma poi aspettate che prendo il taglierino perché non riesco ad aprirlo e non vorrei spaccarmi tutte le unghie. Comunque li ho acquistati per tantissimo tempo e poi ci ho iniziato a collaborare, ho iniziato a mandarmene un sacco e anche se li do anche a mia mamma, a mia sorella, le ho dato qualcuno delle amiche, continuo ad averne tantissimi e adesso sto ad esempio usando quelli della linea Disney che adoro e io amo questi qua, cioè hanno... oddio, mi è uscito tutto, mamma mia che buon profumo questo. Non c'è scritto che profumazione ha, però mi sa che è nuova. Ha un profumo veramente buonissimo, adesso devo cercare di togliere quello che ho fatto volare, perché sennò è un casino. Ok, forse ce la facciamo, sì. E usiamolo. Ah, ecco, ovviamente, per chi non lo sapesse, i Mercy Andy sono degli igienizzanti mani. Sono un po' tipo la mucchina, però hanno un profumo buonissimo e... vediamo anche questo, magari senza farlo partire. No, mamma mia ragazzi, cioè hanno dei profumi troppo buoni. Questo immagino che sarà tipo Flower Power, che è uno dei loro classici. No, mi sa che anche questo è diverso. Che buon profumo, cioè voi non potete capire. Super super approvato. E vabbè, adesso ovviamente finirò quello che ho in borsetta e ho da finire... vediamo altri, quanti altri ne ho? 5 ragazzi, giusto un paio, più altri 4, siamo a 9. Più quello in borsetta, più un altro che ho in giro in un'altra borsetta che è quasi finito, quindi vabbè. Comunque ringrazio Mercy Andy per questo, per questa box Pantone che è veramente troppo troppo carina. Poi sempre tramite Octoly ho scelto questo rossetto di Dior che tra l'altro indosso adesso con sotto una matita però, quindi è leggermente alterato, è questo rosa bellissimo, sembra quasi un burro cacao da quanto è setoso e da quanto è cremoso e idratante, mi piace veramente tantissimo come sta su, diciamo, come la sensazione indossata. E questo è il 101 Matte Pink ed è un Dior Addict Lip Glow. Approvato anche questo. Proprio oggi invece mi è arrivato questo pacchettino da Pixi che è la meraviglia, cioè voi non potete capire. Allora, questa qui è una busta, perché adesso vi spiego cosa serve. Praticamente qui sotto ci sono tutti i rossetti liquidi. Già me ne avevano inviati 4-5, queste sono tutte le colorazioni che credo siano nuove perché non c'erano prima e vanno da quelli nude, quelli un po' più rosati, ai rossi. Non vedo l'ora di provare ovviamente i rossi, anche i nude in realtà, però i nude ne ho già 4, quindi... diciamo che ne sento meno l'esigenza. E poi invece qui sopra abbiamo questo set, praticamente sono 4 rossetti, cioè pot con dentro il colore per creare il rossetto e quello al centro invece è vuoto,
è completamente vuoto, perché poi praticamente mi danno l'opportunità di creare il mio rossetto personalizzato. Qua abbiamo il bianco, qua abbiamo il giallo, il marrone e il rosso. Io posso mixarli per creare il rossetto che più preferisco. Credo che farò un rosso, perché qui ho notato che c'è un rosso aranciato, un rosso abbastanza normale, però forse un filino troppo chiaro, e un bordeaux. Quindi vorrei creare un rosso molto molto freddo e una via di mezzo come tonalità fra questi due, come scurezza, non so come dirlo, vabbè, comunque ci siamo capiti. E quindi praticamente una volta che avete creato il vostro colore, cioè una volta che avrò creato il mio colore, perché non credo che sia una cosa che possa fare chiunque, credo l'abbiano mandato solo a noi, devo inviarlo entro il 31 dicembre. Mi sa che è tipo una specie di concorso, e poi quello più bello verrà prodotto, e spero che verrà prodotto il mio nel caso. E niente, quindi nei prossimi giorni magari possiamo anche farlo assieme in un video. Quando torno, perché non ve l'ho detto, ma adesso riparto, quando torno lo facciamo assieme e vediamo che cosa ne esce, perché sinceramente non ho mai creato prima un rossetto, quindi boh, chi lo sa che cosa ne esce. Poi ho da farvi vedere un sacco di cose che mi sono arrivate da Amazon, però prima vi mostro il contenuto di questo pacco che mi è arrivato anche lui proprio oggi da Collistar, e anche lui contiene un sacco di roba. Allora, partiamo dalle cose più grandi e ingombranti, e cioè questa, che è la Thalasso Scrub Tonificante, sali esfolianti rigeneranti con oli essenziali di estratto di ginepro. Ne avevo già sentito parlare, sembra fantastico, cioè ne hanno parlato benissimo, quindi lo proverò. E quest'altra cosa che mi attira tantissimo, che è gel fango drenante anticellulite. Questo è fantastico ed è una novità assoluta. Poi vabbè, c'è questa borsettina che è sempre comodissima. Io non le ho mai calcolate granché queste bustine, questi sacchetti, come volete chiamare, borsine. Ma da quando devo andare in giro a fare le foto, sono tipo la mia salvezza, perché infilo qua dentro la roba dei cambi scarpe, eccetera, eccetera. E poi abbiamo questi due prodotti della linea Natura di Collistar, che credo sia una linea nuova. E abbiamo la crema fluida corpo, nutriente illuminante e rigenerante per pelli normali e secche. E sempre per pelli normali e secche il gel doccia delicato idratante e rigenerante. Questi due prodotti che hanno tra l'altro una dimensione anche bella grande, nel senso che sono prodotti da quanti ml? 250 ml, quindi una bella quantità di prodotto. Poi abbiamo un animale. Ah, che schifo, dopo ti ammazzo. Vabbè. Comunque, un'altra novità, la idroattiva balsamo antinquinamento e idratazione intensa. Interessante, e il pack rosa mi piace tanto. Poi andiamo avanti, abbiamo due pack che sono nel colore 2 e nel colore 5 del fondotinta idratazione profonda e crema di idratazione profonda. Questi qua sono in vendita, così praticamente acquistando il fondotinta avete in omaggio anche la crema. E poi per finire la skincare abbiamo un pochettino di maschere, vediamo. Ah, stivaletto, maschera nutriente, defaticante, piedi e polpacci. Cioè, tipo, dopo una giornata che sei sui tacchi, questo è perfetto. Poi due maschere per il viso, credo. Maschera micromagnetica collagene. Wow! Ma che forza, ragazzi! Maschera micromagnetica acido ialuronico. Sono curiosa, cioè è una roba strana, c'è cioè, tipo questi micromagneti che non so che cosa facciano, però è particolare, mi attira molto. Anche questa, se vi va, ditemelo che la proviamo assieme, perché boh, è una roba che mi attira veramente tanto. Praticamente dice che i micromagneti stimolano la microcircolazione e il metabolismo cellulare cutaneo. Wow, fantastico. Proviamo. Poi mi hanno mandato un sacco di cosine di make-up, più uno smaltino. Lo smalto è lo smalto liner 2 in 1 Glitter Mania, è nel colore 2, nero vomero, guardate che bello. E poi abbiamo due ombretti effetto seta nel colore 81, nel colore 82. Vabbè, apriamoli così vediamo i colori. Questo è il colore 81, tipo un grigio topo.
E questo invece è l'82, che è questo bellissimo champagnino tutto brillantinato. Questo di sicuro lo utilizzerò molto di più, perché il grigio è probabilmente troppo freddo, non mi sta molto bene. Io preferisco colori freddi, ma non così freddi. E poi abbiamo due matite professionali occhi glitter e occhi effetto metallico, quindi una nera glitterata e una marrone effetto metallico, e hanno già lo sfumino, quindi fantastico, perché così le si possono usare anche magari per degli smokey eye. Poi correttore più primer occhi 3 in 1, non l'ho ancora aperto, vediamo assieme che cos'è. Oh wow. Ah, praticamente da una parte ha il primer e dall'altra ha il correttore. Questo però il colore 2 mi sa che è... No, vabbè, potrebbe andare, anche se mi sa che siamo già un po' fuori come colorazione, nel senso che è già forse un po' troppo scuro per me. Poi abbiamo un rossetto della linea Heart Design, questo l'ho aperto perché guardate che colore. È il colore 9, rosso nero matte. Non vedo l'ora di provarlo, questo bordo scurissimo, e deve essere fantastico. E poi per finire abbiamo l'illuminante perla pura. Ci attirano gli illuminanti, vero ragazze? Almeno me sì, non so voi. Comunque, wow, cioè guardate, è super super shimmer. Anche questo non vedo l'ora di provarlo, sembra fantastico. E poi, come vi dicevo, ho una sfilza di prodotti che mi sono arrivati da Amazon, tutti di skincare coreana, e diciamo che li ho potuti scegliere io questi prodotti e mi sono buttata giusto leggermente sulle maschere, però giusto leggermente. Adesso facciamo il calcolo di quante ne ho prese, così mi rendo conto di che problema ho con le maschere. Praticamente ho preso 4 di queste qui, delle Pore Charcoal Mud Sheet Mask, che sono sempre quelle in tessuto, però sono delle maschere, quelle al carbone, quindi quelle nere, e c'è scritto anche peel off. Però credo nel senso che... cioè credo che intendano che non vanno risciacquate, in quel senso, perché quelle in tessuto di solito non sono peel off, nel senso che sono quelle da tirar via, cioè le togliete e basta. E quindi qua 4. Poi ho preso questo pacco di maschere di Innisfree, credo si dica così. È un brand che conosco già, nel senso che avevo già preso queste maschere, è un pack da 18. È cambiato un po' il pack rispetto a quando le avevo prese io, però non le avevo più trovate, probabilmente per quel motivo, perché stavano cambiando il prodotto. E questo pack costa pochissimo, perché mi sembra che costi 10 euro, forse anche qualcosa meno, e io mi sono trovata benissimo. Queste e quelle di Tony Moly sono le mie preferite, e le ho praticamente finite, quelle che avevo preso 2 anni fa, anzi forse ne ho una roba del genere, quindi le ho riprese. E poi ho preso questo qui, che è tipo un set composto da 3 step di Answer 19, una roba qualcosa così. Sinceramente non ho idea di come funzioni, è per il naso, però se vi interessa lo proviamo assieme, perché anche per me è una grandissima novità. Quindi per il momento 18 più 4 più questo ne contiene, forse ne è uno, solo uno, quindi per il momento siamo a 4 del primo, 18, quest'altro qui che forse ne contiene però solo uno in 3 step, quindi 18 più 4 22, siamo a 23. E poi ho comprato tutte queste. Allora, ognuna di queste confezioni ne contiene 5, se non ricordo male. Sì, esatto, ne contiene 5, e abbiamo sempre Skin Therapy, mi sa che si chiama, sì, sempre di Answer 19. E abbiamo la Relaxing Mask Set, la Pore Minimizing Mask Set, la Brightening Mask Set, la Anti-Wrinkle Mask Set, la Rejuvenating e la Hydrating. A parte il pack, che è carinissimo, fatto così, tipo disegni, sembrano quasi dei quadri, non so, mi ricordano un po' Van Gogh, non so per quale motivo, però sono veramente bellissimi, curatissimi. E ogni pacco, come vi dicevo, ne contiene al suo interno 5. Adesso ne apriamo uno, così
vi faccio vedere anche com'è. Sono sempre maschere in tessuto, vanno applicate per un 10-20 minuti e la cosa bella è che sono tipo, sembra quasi di tessuto la confezione, cioè non è la classica in plastica liscia e lucida, è ruvida e opaca. Ha un pack veramente molto molto carino e anche queste costavano poco, quindi ve le consiglio. Io comunque qui sotto vi lascio tutti i link e poi magari anche queste le proveremo assieme. E adesso direi che possiamo finire di fare i conti. Abbiamo 6 di questi set più eravamo a 23, quindi andiamo a 53. Brava Marta, quante cavolo di maschere, cioè ne ho già tantissime altre di altri brand. In un anno ci sono 52 settimane, anche ne facessi 3 settimana, cosa che non faccio, ne faccio 2, una più che altro, non le finirò mai, ma mai, anche perché adesso vorrei anche ricomprare quelle di Tony Moly che le ho finite. È dura ragazzi, vabbè, ho una fissa, magari ne regalerò qualcuna. Ecco, potrei mettervene qualcuna in palio in un giveaway, se vi può interessare fatemi sapere. E quindi niente, per fortuna è tutto, perché cioè questo video è immenso, è una cosa veramente allucinante. Io pensavo di non aver niente da farvi vedere come al solito e invece c'era il mondo. Quindi chiudiamo perché è veramente lunghissimo. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa che volete vedere all'opera, c'è qualcosa che vi interessa, non lo so. Scrivete quello che volete, scrivete qualsiasi cosa, tanto io leggo tutto come al solito, lo sapete. E niente, a questo punto vi mando un bacione e alla prossima con un nuovo video. Ciao!